Vorrei premettere che per me, e non solo per me, la dottrina d'impiego dalle forze armate rimane ancora indecifrabile. Posso dire con certezza La che per dottrina quanto russa, riguarda lei le dice? forze aeree stanno combattendo come se fossimo nel Medioevo, naturalmente tenendo presente il progresso che l'aeronautica ha avuto in questi ultimi anni. E comunque è una maniera rudimentale, abbastanza rozza, purtroppo è anche molto feroce, molto cinica di condurre le operazioni belliche. Ecco, all'interno di questa diciamo, imperscrutabilità dei comportamenti militari russi si colloca, ecco, questa che lei ha chiamato la seconda fase, non solo lei. Una seconda fase che purtroppo, dipende dai punti di vista, naturalmente non sarà decisiva, purtroppo, non si vede all'orizzonte, anzi, si allontana sempre di più all'orizzonte la possibilità, di un tavolo Sì. Se negoziale, questo perlomeno, ne parla sempre di accedendo davanti. meno del tavolo negoziale, anzi è quasi sparito questo tavolo negoziale, non ne sentiamo più parlare da settimane. No, era dall'inizio che si vedeva che la strutturazione di una interlocuzione così che potesse portare a una tregua era abbastanza improbabile, un negoziato autogestito da soggetti improbabili, insomma, per arrivare al nulla di oggi. Quindi il mio augurio, il mio auspicio, più che un augurio, che abbastanza però forse improbabile, è che la diplomazia parallela, cioè quella che viaggia sottoterra, Sì. sia rimasta attiva e che possa condurre, diciamo, ad una cessazione dell'ostilità e a un avvio di. Poi le soluzioni possono essere tante, insomma, ma se non si parla non emergono mai queste soluzioni. Ci sembra di vedere una guerra che è una guerra novecentesca, anzi forse persino medievale, appunto, una guerra di assedi, di cinture una dietro l'altra su dei centri nevralgici di resistenza, su delle fortezze più o meno improvvisate. Eppure, in teoria, è una guerra moderna, è una guerra fatta di droni, è una guerra fatta di carri armati dell'ultima generazione, ma in realtà la guerra è sempre la stessa cosa, mi sembra di capire, generale. No, ma guardi, allora le dirò una cosa che non è stata sufficientemente messa in evidenza. Tutti quei crateri che noi vediamo sulla scena del delitto Sì. sono tutti bersagli mancati, ossia sono tutti il segno della imprecisione con cui, diciamo, l'aeronautica sta operando. Questa imprecisione è causata dall'utilizzo sistematico di armamento non guidato, ossia di armamento che viaggia con le leggi della balistica e naturalmente c'è un'imprecisione Sì. assoluta perché a quelle Certo. velocità, con quegli assetti, a quelle quote e in quelle condizioni è difficilissimo mettere una bomba sul bersaglio e quindi laddove con armamento di precisione basterebbe mezza missione di volo per centrare un bersaglio, loro ce ne vogliono 10, 20, 30 missioni per colpire un solo bersaglio. Quindi questo è naturalmente tutto questo va a Rende danno questa della guerra forza ancora più aerea. pericolosa e sanguinaria, ovviamente.